Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra, 26esima ed ultima giornata del campionato nazionale primavera, trofeo Giacinto Facchetti, stagione 2016-2017, girone B. Sono sul rettangolo di gioco i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Bari. Applausi all'indirizzo dei calciatori che si apprestano a disputare gli ultimi 90 minuti della stagione regolare. È di fatto l'anticipo della 26esima giornata, è un match che non ha esigenze di classifica, quindi sfugge all'obbligo della contemporaneità. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra padrona di casa, l'Avellino, che schiera Yusufi tra i pali numero 1, numero 2 Todisco, 3 Alfano, 4 Branchi, 5 Rizzo, 6 Sgambati, 7 Cozzolino, 8 Crisci, 9 Sganese, 10 Arcillo, 11 Pizzi. In panchina Cappa, Perna, Esposito, Potenza, De Sarlo, Garofalo, Saccavino, De Martino, Ciotti, Tascone e Rota. Allenatore signor Renato Cioffi. Invece il Bari risponde con Lizzano tra i pali numero 1, numero 2 Tedone, 3 Vaccaro, 4 Cabella, 5 Viola, 6 Di Cosmo, 7 Clemente, 8 Canale, 9 De Palma, 10 Cinapà e 11 Manzani. A disposizione Fagiano, Pane Bianco, Zinfollino, Dentamaro, Martinelli, Lella e Castellano. Allena il signor Urbano Corrado. Seguiamo gli sviluppi di questa prima sortita da parte della formazione barese. C'è rimessa laterale in zona d'attacco. Smorzato il tentativo di cross di Clemente. Rimessa laterale comunque per il Bari. Se ne incarica Tedone, maglia numero 2. L'appoggio per un compagno. C'è corner per il Bari. Subito in proiezione offensiva la formazione pugliese allenata, ricordiamo, dal signor Urbano Corrado. Dirige il match il signor Pasciucu, appartenente alla sezione di Albano Laziale, coadiuvato dai signori Colizzi e Guglielmi, appartenenti anch'essi alla sezione di Albano Laziale. Battuto il corner intanto, il colpo di testa in fase difensiva da parte di Stranese, altro calcio d'angolo per il Bari, che sin da questi primissimi secondi cinge d'assedio l'Avellino. Cross in aria, palla allontanata per un attimo, l'appoggio di Branchi per un compagno, trattasi di Cozzolino, il pallone è preda ancora dei baresi, il cross al centro, l'uscita di Yusufi che non ha trovato il pallone, ma c'è stata la deviazione in corner di un compagno, gesto d'intesa con direttore di gara, intanto interrompe il gioco, richiama i contendenti a un comportamento molto più consono alle regole. Richiamo verbale per Crisci e Cinapà. Ecco la battuta del corner, traiettoria bassa, aveva deviato in calcio d'angolo Rizzo che con un colpo di testa aveva anticipato anche il suo portiere in uscita. L'Avellino non riesce a giungere la metà campo avversaria, rimessa laterale ancora per i Bari nei pressi della panchina ospite, si lotta dunque sull'out di destra, il pallone filtra, la palla resta giocabile, un rimpallo favorisce, vediamo chi, il numero 4 Branchi, che subisce anche fallo da parte di Manzari. Calcio di punizione per l'Avellino. Ultima giornata della stagione regolare, la fase a gironi va in archivio, tra qualche settimana via alla fase di qualificazione alla Final Eight che si concluderà il prossimo 20 di giugno e vedremo se sarà la Roma o ci sarà una nuova squadra campione d'Italia. La posizione irregolare di Arcillo, calcio di punizione per il Bari, Di Cosmo, alza la testa Di Cosmo, lancio per Vaccaro, allontana Rizzo in foul laterale, rimessa per il Bari ed è anche l'ultimo anno con l'adozione di questa formula. Dal prossimo anno ci sarà la riforma dei campionati, ci sarà il campionato Primavera 1 composto da un girone unico
e campionato Primavera 2 composta da due gironi. Ne parleremo in maniera più approfondita successivamente nel corso di questa telecronaca. Arciello si fa rubare il pallone da Tedone, lotta Tedone a gira Arciello, porta palla il numero 2, l'appoggio sulla destra per Clemente, avanza Tedone in area di rigore, la conclusione che colpisce il palo alla destra di Yusufi. È il minuto numero 5 del match, il palo di Tedone, primo episodio significativo della partita, l'incursione di Tedone dall'out di destra, il fendente, il diagonale che ha francobollato il palo destro della porta, difesa dall'estremo difensore avellinese Yusufi. Colpo di testa intanto di Canale, l'uscita di Yusufi ad anticipare De Palma, rilancio dell'estremo difensore avellinese. Avellino che è reduce dalla vittoriosa trasferta di Benevento, un gol di Arciello ha consentito ai biancoverdi di ottenere una vittoria di prestigio, di espugnare il campo dei cugini giallorossi e di vendicare il KO dell'andata. La prima vittoria esterna dell'Avellino conseguita in occasione dell'ultima trasferta prevista dal calendario. La squadra biancoverde continuerà ad allenarsi ancora per qualche settimana, poi ci sarà il cosiddetto rompete le righe. E poi chissà il futuro cosa riserverà alla formazione biancoverde, i cui destini dipendono anche da quelli della prima squadra. Riparte il Bari intanto, Cabella, lo scatto di Scinapà, l'uscita puntuale di Yusufi, che ha scelto ultimamente tempi e modi della sua sortita. Yusufi che va a rilancio, siamo al sesto del primo tempo, sempre 0-0 tra Avellino e Bari. C'è da segnalare il palo di Tedone. Cozzolino all'indietro per Sgambati, lancio di Sgambati, si accontenta della rimessa laterale Cozzolino, lascia l'incombenza della battuta a Sgambati, palla indirizzata ancora a Cozzolino che viene scavalcato dal pallone, poi di testa si rifugia in foul laterale. Il numero 3 Vaccaro, rimessa in zona d'attacco per l'Avellino. Sgambati con le mani, ancora palla per Sgambati, il cross in aria, Arciello prova a domesticare il pallone con il petto, il palleggio di Arciello, quasi gli riesce il sombrero sull'avversario che con un colpo quasi a mo' di scorpione riesce a sottrarre il pallone all'avversario, ma insiste l'Avellino. Branchi, Pizzi, non si intende con Arciero, ne approfitta Cabella per allontanare, ma c'è ancora rimessa laterale per i biancoverdi di Irpinia. Todisco, la squadra di Cioffi dà l'impressione di crescere dopo un avvio di primo tempo un po' in sofferenza. Rizzo si avventura in un dribbling, rincorre il pallone stranese sulla destra, la conclusione ribattuta da Di Cosmo in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina per la formazione di casa. Ci avviciniamo al decimo della prima frazione di gioco, reti inviolate qui a Prato La Serra tra Avellino e Bari, la battuta corta per Cozzolino che va alla cross, traiettoria medio-bassa, la sfera che s'alza a campanile, il colpo di testa di Cabella, ma anche il pallone Cozzolino, una serie di palleggi. Alla fine c'è lo scatto di Tedone, contrastato da Sgambati. Tedone viene via benissimo a Sgambati, ha colpito il paleo Tedone qualche minuto fa al culmine di una sua incursione. Rimessa laterale per la squadra pugliese, sarà lo stesso numero 2 a rimettere il pallone sul sintetico di Prato La Serra.
che quest'oggi saluta il calcio giovanile con Avellino Bari. Infatti anche le altre rappresentative giovanili dell'Avellino, l'Under 15, l'Under 16, l'Under 17, hanno terminato la stagione regolare. Nessuna è riuscita a raggiungere gli spareggi, dunque quest'oggi cala il sipario sul Modestino De Cicco di Prato La Serra, che quest'anno appunto ha ospitato le partite casalinghe delle formazioni giovanili dell'Avellino. Canale, la conclusione dalla distanza, tiro completamente sballato, la palla che è terminata addirittura in foul laterale. Messa con le mani dunque in favore degli Irpini, colpo di testa di Cabella, stacca Rizzo, prolunga Cozzolino, altra rimessa laterale per il Bari, pallone scaraventato direttamente sui gradoni della tribuna centrale del Modestino De Cicco. Capitan Clemente per il Bari, allarga sulla destra per un compagno fermato in un primo momento da Todisco, c'è il fallo di Manzari sul numero 2 dell'Avellino, calcio di punizione per i campani. Ecco la battuta del calcio piazzato, Strianese, Arciello, prova ad illuminarsi Arciello, porta palla, cambia gioco benissimo sulla destra per Capitan Cozzolino, il cross di Cozzolino troppo sul portiere, vita facile per Lizzano, la sua presa comoda, poteva far meglio Cozzolino nella circostanza, non è riuscito ad imprimere maggior forza al tentativo di cross di destro. La palla debolmente si è spenta tra i guantoni dello stremo difensore del Bari. Branchi perde palla, si allunga il pallone Branchi, prova a ripartire il Bari con l'altro numero 4 Cabella che serve il compagno Canale. La sortita di Manzari che riesce a toccare il pallone di Yusufi proteso nell'uscita, ma Manzari non ha trovato lo specchio della porta con il destro. Verticalizzazione fulmine della formazione pugliese, occasione gol per Manzari che è riuscito ad anticipare Yusufi in uscita, però il suo tocco di destro non ha trovato lo specchio della porta, si resta sullo 0-0, seconda occasione gol per il Bari dopo il palo colpito da Tedone. Cozzolino perde palla, va giù Cinapà, lascia correre il direttore di gara concedendo il vantaggio al Bari. Palla irraggiungibile per il numero 3 Vaccaro, rimessa laterale per l'Avellino. Siamo al 13° del primo tempo, 0-0 a Prato La Serra. Sbaglia il Bari nell'impostazione, sbaglia pure l'Avellino. Nuova ripartenza della formazione barese. C'è fallo sul numero 4 Cabella, calcio di punizione per il Bari. Impostano i biancorossi con il numero 3 Vaccaro. Rizzo protegge Yusufi nell'uscita. Palla restituita dal portiere a Rizzo. Temporeggia Rizzo. Preferisce il lancio lungo, anticipato Strianese. Colpo di testa di Sgambati, che con il capo ha, come dire, svirgolato il pallone. Lotta ancora Sgambati, intervento ai limiti della regolarità. Il rilancio di Sgambati, stavolta svirgola di sinistro. La sfera che s'alza al campanile, c'è il colpo di testa di Cabella. L'altro colpo di testa di Alfano. Viola, colpito al volto Crisci, viene ravvisato un tocco di mani, calcio di punizione per il Bari. Tra le file dell'Avellino è squalificato Bongiovanni. Nel Bari il grande assente è Michele Portoghese, aggregato alla prima squadra vista l'emergenza, vista la penuria d'attaccanti
che sta, come dire, vessando la formazione di Stefano Colantuono, impegnato nella gara casalinga contro l'Ascoli a San Nicola nel penultimo turno del campionato di Serie B dei grandi. Il Bari che ha una flebile speranza di poter partecipare, di poter disputare i play-off, e vista appunto la penuria di attaccanti ha dovuto convocare Michele Portoghese e quindi aggregarlo alla prima squadra. Il colpo di testa di Clemente parla direttamente in faro laterale. Ancora rimessa laterale per l'Avellino che guadagna qualche metro. Copizzi prova a beffare Viola, l'ultimo tocco è suo, protegge con il corpo la fuoriuscita della sfera Tedone, rimessa dal fondo per i pugliesi. È pronto Lizzano ad andare al rilancio quando è scoccato il sedicesimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Avellino e Bari. Clemente accerchiato, riesce a servire Tedone, lancio in avanti di Tedone, l'anticipo di Rizzo sull'avversario. Cozzolino prova a coordinarsi, palla nettamente fuori dalla portata dei compagni, ulteriore amministrazione per Lizzano che chiede ai suoi di risalire il rettangolo di gioco, va al rinvio Lizzano. Palla direttamente in fallo laterale, rimessa per l'Avellino. Formazione di Cioffi sinora non ha collezionato occasioni da rete, se ne contano almeno un paio per il Bari. Lo scatto di Arciello, ma il pallone è uscito. La segnalazione dell'assistente di destra, del signor Pasciucu, ha arrestato la corsa del numero 10 biancoverde. Cozzolino aggira benissimo l'avversario, palla in area di rigore, non è riuscito ad agganciarla, ad arpionarla a Pizzi che in spaccata aveva provato ad impattare la sfera e a creare seri pericoli a Lizzano. D'un soffio il numero 11 non è pervenuto sul pallone. Avellino pericoloso. La formazione di casa risponde in qualche modo alle due occasioni. Attenzione a Scanese che approfitta dell'errore degli avversari. Viene rimontato però Arciello. Calcio d'angolo per l'Avellino. Provvidenziale la chiusura di Viola su Arciello che aveva ben combinato con Scanese, abile a rubar palla agli avversari, un po' leziosi nella costruzione del gioco. Branchi, ancora il Bari, Clemente, avanza il capitano biancorosso, era nel controllo Cinapà, rimessa laterale per l'Avellino, Arciello lotta, ancora Arciello, è sfortunato nel rimpallo numero 10 biancoverde, alla fine c'è rimessa laterale per gli Irpini. È un match che va incanalandosi sui binari dell'equilibrio. Canale sparacchi ancora in faro laterale. Rimessa per l'Avellino. Palla per Arciello. Ci prova Arciello. Palla alta. Rimessa dal fondo. Non c'è stata nessuna deviazione. Arciello che va a caccia della decima rete in campionato, lui che è a quota 9, vuole giungere in doppia cifra quest'oggi, all'ultima opportunità per farlo. Fatto sta che rimane per lui una stagione straordinaria.
anche l'Avellino nel corso delle settimane è cresciuta tantissimo nel rendimento. Non è più, l'abbiamo rimarcato più volte nel corso delle telecronache, non è più quella squadra materasso di inizio campionato. Rimessa laterale per i biancoverdi. C'è l'ultimo tocco di Cabella. Rimessa laterale ancora per la squadra di Cioffi. Ancora la conclusione di Arcillo. Palla al lato. Il collo pieno del numero 10 biancoverde avesse segnato. Ci avrebbe regalato un'altra rete da Cineteca. Si messa dal fondo la formazione pugliese. Anche il Bari non ha più nulla da chiedere al campionato. La formazione biancorossa staziona a centro classifica. Pensate che tra l'Udinese che è sesta e il Bari che è settimo ci sono 10 punti di differenza. Si è creato un solco profondo in classifica. Clemente intercetta Alfano, sbaglia l'Avellino nell'impostazione, Canale si arrabbia, Cioffi con i suoi. Vaccaro, c'è lo scatto di Cinapà, ignorato Cinapà. Vaccaro. Ancora il numero 3 del Bari, colto in controtempo Cinapà, che si arrabbia col compagno. Rimessa laterale per l'Avellino. Si chiariscono Vaccaro e Cinapà. Rimessa laterale per il Bari, per l'Avellino, chiedo scusa. Colpo di testa di Strianese. Occhio a Pizzi, che ci prova dalla distanza. Aveva mirato il 7 Pizzi. Destro calibrato in malo modo. Si riparte con il colpo di testa di Crisci. Lo scatto di Strianese alle calcagna a Canale. Ultimo tocco del numero 8 del Bari, rimessa laterale per l'Avellino. Il match comunque resta gradevole, ritmi discreti. Todisco alla battuta chiede che qualche compagno si avvicini. Palla fuori dall'area di rigore, tiro improbabile di Branchi, ecco lo spiovente in semicovesciata. Canale allontana il pallone. Cinapà, duello aereo con il numero 6 Sgambati. Il Bari messo giù irregolarmente il numero 8 Canale, calcio di punizione per i biancorossi allenati da Urbano Corrado. Batterà di Cosmo. Vaccaro. Il pressing di Capitan Cozzolino. Si messa con le mani in favore dell'Avellino calcio. Svetta di Cosmo. Strianese lotta, viene fermato da Clemente che gli soffia il pallone. Vaccaro a sbogliare la matassa. Ecco il Bari con Canale. Ne è messo giù Canale, le scuse di Branchi. Calcio di punizione per la squadra ospite. Battibecco tra Vaccaro e il capitano biancoverde Cozzolino. Le raccomandazioni del direttore di gara ai contendenti. Calcio di punizione per la formazione pugliese, che ha avuto due nitide opportunità, prima con Tedone che ha colpito il palo e poi con Manzari che con Yusufi in uscita di destro ha messo al lato.
tocco di mani giudicato involontario dal direttore di gara da parte di Corsolino, valutato come difesa del corpo da parte del signor Pasciuco di Albano Laziale. Messa laterale per il Bari, da Vaccaro a Clemente, il quale allarga il gioco sulla destra a beneficio del numero 11 Manzari. Il cross di Manzari, il colpo di testa di Rizzo, che ha letto benissimo la diagonale, palla spedita direttamente in faro laterale. Insiste il Bari, ancora Manzari, la sfera non giunge a Clemente, Arciello trova il tocco del capitano barese e guadagna il massimo da quella situazione, ossia la rimessa laterale. Lo scatto di Pizzi, anticipato in scivolata da Viola, e Costrianese, ancora Senese, passaggio all'indietro per il numero 8 Crisci, che si è allungato il pallone, gli è stato fatalmente sottratto. Ecco il Bari, Manzari, Canale, gol di Canale per il vantaggio barese al minuto numero 26. Il palleggio di Canale per il vantaggio del Bari. L'ha vista partire all'ultimo istante Yusufi, sorpreso nettamente dal tiro del numero 8 del Bari, e dunque la formazione ospite sblocca lo 0-0. Canale porta in vantaggio il Bari. Branchi, Alfano, fa la spedita in faro laterale, predica calma Cioffi. Il colpo di testa di Todisco, Arciello manca il pallone. Di Cosmo, ancora il Bari, De Palma, fermato irregolarmente, calcio di punizione per il Bari. Le urla di Cioffi all'indirizzo della sua truppa, piazzato per la formazione barese, quando siamo al 27esimo della prima frazione di gioco. Un minuto fa il numero 8 del Bari, Canale, ha sbloccato lo 0-0, regalando così il vantaggio alla sua squadra. In questo momento il Bari in classifica è a quota 30. Dovesse vincere qui a Prato la Sera, la formazione pugliese chiuderebbe in cifra tonda con 30 punti. Batterà De Palma, il destro del numero 9, vola Yusufi a deviare in corner. Bari vicino al raddoppio con il calcio di punizione di De Palma. Si è proteso Yusufi e ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Corner per i biancorossi. Se non andiamo legati, ecco la battuta del calcio di punizione, e c'è il raddoppio del Bari sulla dormita della difesa biancoverde. Di Cosmo al 29esimo fa 2-0 per la squadra pugliese. Retroguardia Irpina immobile. È proprio il caso di dirlo, Di Cosmo ha colto la palla al balzo, perché c'era stato prima un impatto del pallone con il terreno. Poi è intervenuto di testa il numero 6, che praticamente è indisturbato, ha centrato lo specchio della porta con Yusufi impotente per il 2-0 del Bari. Arciello, intervento di Branchi sull'avversario, deve reagire Lavellino. Messa laterale per gli Irpini sotto di due reti, quando è scoccata in questo momento la mezz'ora di gioco. Nel giro di 120 secondi
Il Bari dunque si è portato sul 2-0. L'1-2 griffato canale di Cosmo ha annichilito i biancoverdi, che ora devono segnare due reti per chiudere da imbattuti l'ultima partita casalinga di questo campionato, che ripetiamo dal prossimo anno cambierà formula ancora. Canale dalla distanza, palla al lato non di molto. Smessa dal fondo tra Yusufi, che si è ben disimpegnato sul calcio di punizione di De Palma. Il piazzato del numero 9 biancorosso ha chiamato l'estremo difensore biancoverde ad una difficile deviazione in corner, però qualche secondo più tardi è sopraggiunto il raddoppio del Bari. Rimessa con le mani in favore dell'Avellino, batterà Sgambati, palla in aria, sfera respinta, Cozzolino per l'Avellino, Sgambati, cross in aria, palla ancora allontanata da un difensore barese, rincorre il pallone Alfano, subisce fallo da De Palma, ha spinto l'attaccante del Bari. Calcio di punizione per l'Avellino, batte Alfano, palla non raggiungibile da Arciello, rimessa laterale per il Bari, che ricordiamo è avanti di due reti. Clemente al palleggio, tallonato da Arciello, Clemente allontana Tedone, che sullo 0-0 all'alba del match ha colpito il palo. Sgambati libera, Cozzolino, una serie di contrasti, calcio di punizione per l'Avellino. Batterà Rizzo, avanzano i biancoverdi, cambia gioco Rizzo per Arciello, i dribbling su Manzari, palla in aria, anticipato Strianese, c'è Cinapà per il Bari, si distende la squadra biancorossa, occhio all'incursione di Manzari, Clemente il destro, Yusufi in due tempi fa suo il pallone, chance per il Bari, ripartenza fulminea la squadra ospite, che con tre tocchi ha portato Clemente a tu per tu con Yusufi, che è stato abile ad evitare la terza capitolazione. Intervento in scivolata di Tedone, rimessa laterale per l'Avellino. Tutto questo al 33esimo minuto del primo tempo. Un parziale che vede il Bari in vantaggio per 2-0. Arciello, ancora Arciello, riesce a crossare in qualche modo. La difesa del Bari è sempre attenta, non concede nulla. Riparte ancora la squadra biancorossa, è in posizione regolare De Palma, che praticamente ha effettuato un passaggio al portiere avversario. Conclusione debole e molle dell'attaccante barese, effettuata da favorevole posizione. Bari ancora pericoloso, non pago del doppio vantaggio. La battuta di Rizzo, Cabella, lancio in una zona del campo dove non ci sono maglie biancorosse. Riparte l'Avellino con Rizzo, Todisco, la spizzata di Stranese, o meglio la sponda per Arciello, da Arciello a Pizzi, assolutamente interessante, Pizzi, Arciello, Arciello, ancora Arciello, il destro, la respinta portentosa di Lizzano a negare il gol all'Avellino, occasione gol per Arciello. Intanto primo avvicendamento tra i campani, fuori il numero 3 Alfano,
al 34esimo del primo tempo. Occasione gol per Arciello, bravo Lizzano a rimanere in piedi, a restare fermo. Stavolta l'Avellino segna con Rizzo, il colpo di testa del numero 5 biancoverde che sorprende il portiere del Bari. L'Avellino dimezza lo svantaggio al 35esimo del primo tempo. Perentorio stacco di testa del centrale biancoverde che ha sorpreso la retroguardia barese. Stavolta Lizzano si è arreso dopo il prodigio compiuto su Arciello. Si reinfiamma il match, la squadra di Cioffi rientra in partita. Calcio di punizione per i padroni di casa. Batte Rizzo, tetone di testa, ancora Arciello, palla in mezzo, Lizzano fa sua la sfera sul primo palo. Sorpresa anche in questa circostanza la difesa barese, troppa libertà per Arciello, se l'è perso tedone. Va a rilancio Lizzano, ora il Bari, Manzani, De Palma, il cross di De Palma, Canale non riesce a concludere, poi lo fa Manzari ma la palla termina al lato. Bella partita, non ci sono assili di classifica, le squadre non si risparmiano, una serie di capovolgimenti sia da una parte che dall'altra, ne giova lo spettacolo, non ci stiamo sicuramente annoiando. Di Cosmo, autore del momentaneo 2-0. Branchi, in testa ancora Di Cosmo, lascia scorrere in fallo laterale Rizzo. Cozzolino all'indietro per Yusufi, di sinistro l'invio del portiere dell'Avellino, la spizzata di Senese che non trova assistenza nei compagni e si riparte da Lizzano. Bravissimo nel respingere il destro, porta sicura di Arciello, impotente sul colpo di testa di Rizzo sul susseguente calcio d'angolo. Il colpo di testa di Cozzolino, palla raccolta fortunatamente per lui da un compagno. Ancora Cozzolino che elude l'intervento di Cina Paco con una finezza, anticipato Arciello. Rilancia Viola, Cinapà, Clemente, Cabella, ora Canale, servito sulla sinistra Vaccaro, palla ancora per Canale, palla in aria per De Palma, colpo di tacco a tentare di servire Canale ma ha capito tutto un calciatore biancoverde. Di Cosmo si addormenta a Scanese, Cabella per il Bari che prova a pigere nuovamente sull'acceleratore. Il lancio di Cabella non ha trovato pronto Manzanari nel raccogliere la scodellata del compagno. Sfera abbrancata da Yusufi, intanto c'è rimessa laterale per l'Avellino. È entrato Trascone tra i biancoverdi in sostituzione di Alfano, uscito riteniamo per problemi fisici al minuto numero 34 del primo tempo. Sta per scoccare il 40esimo di gioco, Avellino 1 Bari 2. Di testa Clemente, di testa pure Tedone che sbaglia, Scanese per l'Avellino. Tedone riesce in qualche modo a rimediare all'errore contenendo Arciello, se la cava il numero 2 biancorosso, guadagnando una rimessa dal fondo per la sua squadra. Vaccaro, rischia Vaccaro, palla troppo lunga per Cinapà sull'assist di Canale, non è riuscito al Bari il cost to cost
E dunque rimessa con le mani in favore dei campani. Cozzolino con le mani. Canale. È intercettato per un attimo Cozzolino, ma c'è Cabella per il Bari, che agisce nel cerchio di centrocampo. L'assist di destro di Cabello sulla sinistra per il numero 8 Canale, che viene messo giù da Cozzolino. Calcio di punizione per la formazione biancorossa. Le scuse del capitano Biancoverde all'indirizzo del calciatore barese, che ha avuto il merito di sbloccare con la conclusione della media distanza lo 0-0 al 26esimo di questa prima frazione, che sta per andare in archivio. Siamo infatti al 41esimo, calcio di punizione ora per il Bari. Sarà Vaccaro a battere il piazzato dal versante di sinistra. Due gli uomini biancoverdi a comporre il muro difensivo eretto da Yusufi. Parte Vaccaro, palla in area, il palo colpito da un calciatore barese, dovrebbe trattarsi di Cosmo, che ha sfiorato la doppietta personale, di Cosmo che è sbucato. Ecco Arciello, però seguiamo Arciello, ancora Arciello. Vaccaro riesce a crossare Arciello, rincorre il pallone Tedone, inseguito da Strianese. Immediato capovolgimento di fronte, che però non ha portato frutti all'Avellino. Dicevamo di Cosmo, che è sbucato sul palo più lontano, ha colpito violentemente di testa e ha colpito a sua volta il palo. Secondo legno per il Bari dopo quello colpito da Tedone. E dunque di Cosmo vicino al gol del 3-0, vicino alla doppietta personale, lui che sempre di testa aveva portato il Bari sul 2-0. Prova a controllare di destro Cozzolino, il palleggio del capitano biancoverde, che finisce col servire De Palma, che commette fallo. Il leziosismo di Cozzolino non è stato approvato dal pubblico biancoverde. Attenzione alla posizione di Pizzi, che è irregolare. Pizzi, tentativo di cross murato. Branchi colto in controtempo, prova a ripartire il Bari. In scivolata Cozzolino, la rimessa è per l'Avellino, perché nel tentativo di intervento il capitano Campano non ha toccato il pallone. Tascone, l'apertura per Arciello, che si allunga il pallone. Manzari, buon lavoro di Tascone su Manzari. Ora Arciello cambia gioco. Branchi la mantiene giocabile, sì. No, no. A noi è sembrato che ce l'avesse fatta. Certo, l'assistente è posizionato meglio di noi, può giudicare. Di primo acchito sembrava che Branchi avesse salvato la giocabilità della sfera. Il fallo è ai danni di Cosmo. Calcio di punizione per il Bari. Strianese, a giudizio del direttore di gara, travolto l'avversario in un intervento giudicato irruento. Le urla anche di mister Urbano Corrado all'indirizzo dei suoi ragazzi. Branchi, Rizzo, si libera subito del pallone. Pizzi si allunga la sfera. Clementi allunga in faro laterale, anche perché è rimasto a terra un calciatore dell'Avellino. Trattasi della circostanza di Cozzolino. Il direttore di gara richiama l'attenzione dei massaggiatori biancoverdi. Necessita di assistenza Cozzolino quando siamo al 45esimo del primo tempo. Prima frazione agli sgoccioli, prima frazione che vede il Bari in vantaggio per 2-1 qui a Prato La Serra. La formazione biancorossa ha trovato il vantaggio con Canale al 26esimo, ha raddoppiato al 29esimo con Di Cosmo, poi al 35esimo Rizzo ha riaperto in qualche modo la partita, siglando il gol dell'1-2 in favore
dell'Avellino. Approfittiamo dell'interruzione per darvi il programma del 26esimo ed ultimo turno di questo campionato. Ecco il carnet: Ascoli Benevento, Avellino Bari, Carpi Chievo, Empoli Juventus, Pescara Provercelli, Sassuolo Udinese e Torino Cittadella. Sono già qualificate alla fase finale Juventus e Chievo, rispettivamente prima e seconda del girone. Pascone per l'Avellino, il pallonetto e palla che termina sul fondo. Ancora un errore dei difensori baresi. Pensava per approfittare Tascone, il neoentrato Tascone, maglia numero 21. Se l'è cavata il Bari in questa circostanza. Dicevamo Juventus e Chievo, in quanto prima e seconda del girone, qualificati di diritto alla fase finale che anche quest'anno si disputerà in Emilia. Vaccaro, il pallonetto, Yusufi con un colpo di reni riesce a non farsi sorprendere. Cabella, siamo nella fase di recupero, 46esimo, insiste il Bari. C'è mancato poco che Vaccaro con un pallonetto non beffasse Yusufi. Adesso Di Cosmo indietro per Lizzano. Cabella può manovrare. Ecco Vaccaro. Intercetta Branchi per l'Avellino. Lancio di Branchi. Colpo di testa di Pizzi. Strianese. Pizzi in soccorso. Cabella è bravo a rubare palla. Occhio al Bari. Situazione pugliese. Lo scatto di De Palma. La palla è uscita però. Il duplice fischio del signor Pasciucu, che manda le squadre negli spogliatoi. Termina qui un gradevole primo tempo. Si va all'intervallo con il Bari in vantaggio per 2-1 sull'Avellino. Qui a Prato la Sega, risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato la Sega. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino Bari, valevole per la 26esima ed ultima giornata del campionato nazionale primavera, trofeo team, trofeo Giacinto Facchetti. Il primo tempo si è chiuso con il Bari in vantaggio per 2-1. Intanto la formazione barese all'inizio di questo secondo tempo provvede al primo cambio, entra il numero 17 Lella al posto del numero 7 Clemente, dunque esce via il capitano del Bari, al suo posto il numero 17 Lella. Dicevamo Avellino Bari, che è l'anticipo della 26esima e ultima giornata della stagione regolare del campionato nazionale Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti, 55esima edizione, chiusura della stagione regolare in attesa dell'inizio dei playoff che porteranno le qualificate della fase playoff alla fase finale che anche quest'anno si disputerà in Emilia. Fase finale, Final Eight, suddivisa tra le città di Carpi, Sassuolo e Reggio Emilia, che lo scorso anno ha ospitato la finalissima tra Roma e Juventus, che ha visto prevalere i giallorossi di De Rossi sui bianconeri. Giallorossi che quest'anno saranno due chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La squadra capitolina
ha già messo in cassaforte la Coppa Italia Team battendo nella doppia finale l'Entella. Avellino Bari è una partita che non ha più nulla da chiedere alla classifica, le due squadre non hanno più obiettivi e quindi sfugge questo match all'obbligo della contemporaneità e si gioca in anticipo. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, partiamo dall'Avellino che schiera Yusufi tra i pali numero 1, numero 2 Todisco e numero 3 era Alfano, sostituito al 34esimo del primo tempo da Tascone, poi Branchi numero 4, 5 Rizzo, 6 Sgambati, 7 Cozzolino, 8 Crisci, 9 Strenese, 10 Arcello e 11 Pizzi, in panchina K, Perna, Esposito, Potenza. Seguiamo l'Avellino con Arcello che però è in fuorigioco, eravamo fermi a Potenza, poi De Sarlo, Garofalo, Saccavino, De Martino, Ciotti e Rota, allenatore signor Renato Cioffi. Il Bari risponde con Lizzano tra i pali numero 1, numero 2 Tedone, 3 Vaccaro, 4 Cabella, 5 Viola, 6 Di Cosmo, il 7 era Clemente, il capitano che è uscito, la fascia è ora sull'avambraccio sinistro di De Palma, numero 8 Canale, numero 9 De Palma, numero 10 Cinapà, numero 11 Manzari, in panchina Faggiano, Panebianco, Zinfollino, Dentamaro, Martinelli e Castellano. Allenatore signor Urbano Corrado, l'arbitro è signor Pasciucu della sezione di Albano Laziale, appartengono alla sezione di Albano Laziale anche gli assistenti Colizzi e Guglielmi. Non va a buon fine questa iniziativa barese, il filtrante di Manzari raggiungibile per Cabella, rimessa dal fondo per l'Avellino. Primo tempo, dicevamo, si è chiuso con il Bari in vantaggio per 2-1, la squadra biancorossa si è portata sul 2-0 grazie alle reti di Canale e di Cosmo, ha dimezzato lo svantaggio per l'Avellino Rizzo, palla in area di rigore, travolto Pizzi. C'è calcio di punizione per l'Avellino e non fallo laterale. La squadra di casa a caccia del gol del pari. Formazione biancoverde che ha tutta l'intenzione di non chiudere con una sconfitta la stagione regolare, di non salutare con un KO l'impianto di gioco di Prato la Sera che quest'anno ha ospitato le gare casalinghe di tutte le rappresentative giovanili dell'Avellino, le quali sono già in vacanza. Con Avellino Bari si chiude anche l'avventura della primavera edizione 2016-2017. Calcio di punizione battuto da Arcello, palla in aria, il colpo di testa di Sgambati è in posizione irregolare, però Pizzi, tutto inutile, il numero 11 è insaccato quando il gioco era già stato arrestato. Tedone, il colpo di tacco a servire Cabella che aggira Tascone, intervento giudicato regolare di Crisci su Canale, prova di illuminarsi Arcello che sul 2-0 ha avuto una buona opportunità, una grande risposta, la grande respinta di Lizzano in corner che ha negato la gioia della decima rete in campionato. Intanto viene richiamato verbalmente proprio Arcello dal direttore di gara, un'occhiataccia dell'arbitro all'indirizzo del fantasista biancoverde, autore del gol che nello scorso turno di campionato ha consentito all'Avellino di battere in trasferta i cugini del Benevento. Canale per il Bari, il filtrante è fortunato Rizzo nel rimpallo, la palla che è carambolata su gli stinghi di Cinapà, determinata sul fondo. C'è confusione, Canale, Cinapà, allontana Todisco, imposta il Bari dalle retrovie, colpo di testa da parte di Lella,
fallo commesso su Canale, calcio di punizione per il Bari. Sinora non si contano ammoniti tra le due formazioni, un match correttissimo. Andiamo a leggervi la classifica, la Juventus che chiude al primo posto la stagione regolare con 61 punti, Chievo 54, Juventus e Chievo che accedono direttamente alla fase finale. Poi Torino, Sassuolo ed Empoli, tutte a 49 punti. C'è Udinese a 37, il Bari, il Cittadella e il Pescara a 27, la Provercelli a 26, il Carpi a 25, l'Ascoli a 23, il Benevento a 22, chiude l'Avellino con 15 punti. Resta accesa la lotta per conquistare le posizioni che danno diritto a partecipare ai play-off, alla fase di qualificazione, alla fase finale. Ci sono tre squadre al terzo posto con 49 punti, Torino, Sassuolo ed Empoli. Due andranno ai play-off, l'altra dovrà sperare di essere una delle due migliori quinte, perché il regolamento prevede che accedono alle Final Eight le prime due dei tre gironi, poi ci sono, vanno ai play-off la terza e la quarta di ogni girone più le due migliori quinte. Vedremo cosa accadrà al fine degli ultimi 90 minuti di stagione regolare. Il cross da parte del numero 2 Todisco, la presa facile di Lizzano. Sulla carta l'impegno più improbo ce l'avrebbe l'Empoli, che ospita la Juventus di Grosso, che apparentemente è priva di stimoli ma è pur sempre la Juventus. Il Torino invece ospita il Cittadella, mentre il Sassuolo riceverà in casa l'Udinese. Il Sassuolo che sembrava sicuro della qualificazione ai play-off ha avuto qualche battuta a vuoto e ora dovrà giocarsi una qualificazione che sembrava conseguita e rischia di restare fuori se non rientrerà tra le due migliori quinte. Calcio di punizione per i biancoverdi. Il turno di qualificazione alla fase finale, cui parteciperanno 8 squadre, lo si giocherà in un incontro secco il 20 maggio con i quarti e il 27 maggio con le semifinali. Questa fase poi designerà le squadre che si uniranno alle prime due classificate dei tre gironi preliminari, le quali appunto, ripetiamo, hanno diritto alla partecipazione alla fase finale. L'Avellino che giunge a questa partita con 4 vittorie, 3 pareggi e ben 18 sconfitte, il Bari ne ha vinte sinora 8, ne ha pareggiate 3 e ne ha perse 14. Altro cambio intanto per l'Avellino. Fuori il numero 11 Pizzi. Lotta il neoentrato Ciotti. C'è Branchi per l'Avellino. Passaggio impreciso per Ciotti, che è subentrato al numero 11 Pizzi. Si ostacolano De Palma e Canale, non ne approfitta però l'Avellino. L'uscita di Yusufi, appoggio corto per Sgambati. Si reclama il tocco di mani di Viola, lascia correre il direttore di gara. Cabella, Lella, Di Cosmo, ancora il Bari,
il tocco di De Palma, esterno destro innocuo del calciatore diventato capitano dopo l'uscita di Clemente. Nessun problema per Yusufi, siamo all'undicesimo della ripresa, terzo cambio per l'Avellino, fuori Branchi e dentro Potenza, casacca numero 15. Riparte l'Avellino, Sgambati, ecco Arciello, ecco Arciello, mantiene il possesso palla, poi la cede a Scanese, cross al centro, la sfera che sorvola Ciotti e si perde in fallo laterale. E punto Vaccaro, appoggio per Di Cosmo, lo Sgambati è in netto vantaggio sull'avversario. Rilancio di sinistro di Yusufi, fuorigioco di rientro di Arciello. Siamo al dodicesimo del secondo tempo, sempre 2-1 per il Bari. Bari in vantaggio nel corso del primo tempo con Canale al 26esimo, il raddoppio di Di Cosmo al 29esimo, al 35esimo Rizzo ha dimezzato lo svantaggio per l'Avellino, dalla distanza ci prova Cabella, conclusione murata. Potenza, Tascone, Todisco, lascia il pallone ad Arciello che se lo fa soffiare, ecco Manzari, Cinapà, Cabella, circolazione di palla per il Bari. Si interrompe la trama, prova a ricostruirla Cabella, colpo di testa di Sgambati, ancora Cabella, Cinapà, prova a metterla in mezzo, palla ancora respinta, insiste il Bari, Lella, Cabella, non si lascia superare Crisci, l'Avellino non riesce a ripartire, ecco Di Cosmo, Cabella, Lella, Manzari, sbaglia il Bari, alla fine il gioco viene interrotto, calcio di punizione per l'Avellino, provato Todisco a lanciare in velocità Arciello, Tedone ha colpito un palo in apertura di match, Lella ancora palla per il numero 17 Barese, passaggio per Cabella, si sgancia Cinapà, corner per il Bari, la deviazione in calcio d'angolo del numero 6 Sgambati che ha ostruito la traiettoria a Cinapà. Corner dalla destra in favore della formazione barese. Si rialza Di Cosmo che pallotta con Cozzolino, ecco la battuta del calcio d'angolo, il nucleo di calciatoriani prova a coordinarsi Di Cosmo, palla allontanata, viene fermato irregolarmente Stranese e qui scatterà il giallo per Di Cosmo. Primo ammonito di questa partita, provvedimento disciplinare che cade esattamente al 15esimo della ripresa. Ammonito Di Cosmo per aver trattenuto vistosamente Strianese, impegnato nel tentativo di ripartenza. Calcio di punizione per l'Avellino, batte Rizzo. La prova a metterla in mezzo con invenzione Ciotti, non ci ha creduto Stranese al centro dell'area di rigore. C'è comunque calcio d'angolo per l'Avellino, c'è stata una deviazione sfuggita ai nostri occhi, ha accennato all'uscita Lizzano, c'è rimessa laterale in favore dei campani
che restano in zona d'attacco. È pronto a battere la rimessa Cozzolino e Cociotti ha la necessità di girarsi, non gli consente di effettuare il traversone canale, rimessa laterale ancora per gli uomini di Cioffi a caccia del gol del pareggio. La girata di Istrianese ad occhi chiusi, ancora calcio d'angolo, vuole il 2-2 l'Avellino, sarà Arciello a battere. 17esimo, Bahia difesa dell'esiguo vantaggio, batte l'Arciello, occhio a Rizzo che ha già colpito, Tascone si coordina, murato da Cinapà che ora si invola e prova a servire un compagno. La sfera assume uno strano rimbalzo e rimane in campo. Una serie di colpi di testa. Canale prova a mettere ordine. La tocco solo, va a caro, non riesce ad evitare la rimessa laterale. Il numero 3 Barese. Prende fiato l'Avellino, con calma Cozzolino a recuperare il pallone. Palla verso Ciotti che viene scavalcato dal pallone. Colpo di testa di De Palma che però non ha assistenza, è isolato. Yusufi tocca per Sgambati. Lo scatto di Ciotti, appare in vantaggio Vaccaro. Rimessa laterale per l'Avellino. In difficoltà Vaccaro su Ciotti. Premiata la caparbietà, l'insistenza del numero 20. Rimessa laterale in zona d'attacco per i biancoverdi. Cozzolino, cross. La respinta di Di Cosmo. Allontana Cinapà. Ecco De Palma è solo, deve lottare con i difensori di biancoverdi, perde palla. Gli aveva sottratta Crisci, ancora De Palma, il controllo del neocapitano barese. Vaccaro ha provato ad alimentare l'azione per il Bari, ma ha servito gli avversari. Può insistere la formazione pugliese con Manzari, il tocco buono per Cabella. Ecco Canale, Cinapà, ancora Cinapà. Ciotti è un gladiatore ed impedisce l'avanzata del numero 10, ma c'è comunque rimessa con le mani in favore dei baresi. Ancora Ciotti, rimessa laterale per l'Avellino. Stavolta il cambio interessa il Bari, fuori De Palma e fascia di capitano che cambia ancora una volta padrone. Sarà Cabella ad indossarla. Dentro il numero 18 Castellano. Siamo al 20esimo della ripresa. Poco più di 25 minuti alla fine del campionato di Avellino e Bari, che non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. Domani si fa in vacanza, si pensa già al futuro. Altra rimessa con le mani in favore dell'Avellino. Ora il match sta vivendo una fase di stanca. Anticipato Arciello che riesce a rubare palla in qualche modo. Ancora Arciello, fermato. Sempre Arciello che insiste. Va a chiudersi in un imbuto il numero 10 dell'Avellino. Yusufi fuori dall'area, il lancio di sinistro, Tascone a colpire di testa. Il Bari agisce con Canale, messo giù, calcio di punizione per i pugliesi. Avellino che ha il terzo peggior attacco del campionato. Peggio hanno fatto il Benevento con 26, soprattutto il Carpi con 24. Avellino che però
alla peggior difesa del torneo con ben 81 reti subite a fronte di sole 27 reti segnate. Il Bari ne ha messi a segno 32, ne ha subite 48. Sicuramente qui il divario è minore. Dicevamo che tra le fila barese assente Michele Portoghese, aggregato alla prima squadra, Portoghese che non potrà sperare, ecco, di raggiungere Zecca e Del Sole in testa alla classifica dei cannonieri con 15 reti. Dunque si ferma a 12 Portoghese in fatto di reti siglate, a pari merito con Clemenza e Manicone dell'Empoli, che però devono ancora scendere in campo. Lo scatto di Arciello anticipato dal numero 5 Viola, che spedisce il pallone in faro laterale. Ecco Todisco. Arciello, cross in aria. Cinapà, Castellano, apertura per Canale, gli si fa incontro Crisci, c'è fallo ai danni di Canale, calcio di punizione per il Bari. 23esimo, 2-1 per i Galletti. Tedone, Cabella, Manzari, avanza Manzari, fermato Manzari e si incaponisce nel dribbling di Cosmo, inseguito da Astrianese, palla per Lizzano, sfera di ritorno per Di Cosmo, Canale, Lella, Cabella, Manzari, triangolazione con Cabella, il dribbling del capitano ai danni di Todisco, entra in aria Cabella, Castellano, palla respinta da Sgambati al centro dell'area di rigore, ancora Manzari, Cinapà, ultimo tocco di Ciotti, rimessa per il Bari. Castellano, Lella, si lotta, Cinapà, un'occhiata al centro dell'area, la presa bassa di Yusufi, favorito dal fatto che il suo difensore ha smorzato il traversone corto di Cinapà. Prova a ripartire l'Avellino, apertura sbagliata. Castellano si impossessa del pallone, serve Lella e quella stavolta serve Canale. Sulla sinistra riceve Cinapà, temporeggia, palla in titolo ancora per Canale. Lella, Cabella, ancora Cabella, servito da Manzari. Lella, Vaccaro, Cinapà, si avvicina all'area di rigore Cinapà. Corner per il Bari, Vaccaro è riuscito a salvare da prima il pallone e poi a far carambolare la sfera sui stinchi dell'avversario. Dalla bandierina andrà Cabella. Capitano dopo l'uscita di De Palma, Cinapà si lotta, aria liberata al volo. Ci ha provato Tedone. Ancora l'Avellino. Di testa di Cosmo. Con calma serve Lizzano. Che la gira per Viola. Cabella. Viola.
Una ripresa sicuramente meno frizzante sinora rispetto alla prima frazione di gioco. Fallo su Lella, calcio di punizione per l'Avellino. Un'altra sostituzione per il Bari. Bandora la contessa Cinapà. Dentro il numero 16 Martinelli. Applausi per Cinapà dal buon numero di tifosi baresi presenti qui sulle gradinate dell'impianto sportivo De Cicco di Prato La Serra. Ancora il Bari. Sgambati allontana. Di Cosmo non riesce a prevenire sulla strada Martinelli. Rimessa per l'Avellino. Saggiamente temporeggia Ciotti. Vuol far sì che ci sia maggiore assistenza. E in questi giorni seguiamo questa azione dell'Avellino. Ciotti, la triangolazione con Cozzolino che però è in posizione regolare. E in questi giorni a Milano si è tenuta la riunione dei responsabili dei settori giovanili dei club della Lega di Serie A, incentrata sul format del campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti 2017-2018. La nuova stagione, come già deciso la scorsa estate, terrà battesimo la divisione della categoria in due livelli. Il cross di Tedone, Yusufi fa suo il pallone. Dicevamo, categorie suddivise in due livelli, Primavera 1 a girone unico con 16 squadre e Primavera 2 in due gironi, ciascuno con 13 squadre. Possiamo già dirvi che il torneo Primavera 1 prenderà il via sabato 26 agosto 2017 e terminerà il 12 maggio del 2018. Il girone d'andata terminerà sabato 23 dicembre, la prima di ritorno il 13 di gennaio. Arciello si allunga il pallone. Riecco il Bari. Da Capitan Cabella a Tedone. Manzari. Cabella. Lella. Ancora Tedone. Avanza Tedone. Pallone filtra, ma c'è Sgambati da liberare l'area di rigore. Il cross di Manzari. Palla direttamente tra le braccia di Yusufi. Ciotti. Cozzolino. Si addormenta Cozzolino, non si avvede dell'avversario alle sue spalle. Castellano ne approfitta. Ruba il pallone e serve i compagni. Il Bari manovra con Lella. Cabella. Ancora Lella. Scattava a Caro, ignorato, anche perché era finito in fuorigioco. Cabella, Tedone, Canale, autore del gol del momentaneo 1-0. Capitan Cabella, si riparte da Vaccaro. Lella, lascia scorrere, serve Cabella, Sgambati, in comprensione con Yusufi. Calcio di punizione per l'Avellino, in comprensione tra Sgambati e Yusufi. Ne ha però fatto le spese un avversario. Sappiamo di chi si tratti. Gioco interrotto.
qualche altra novità sul nuovo format. Ad esempio, al termine della stagione regolare, le prime due classificate attenderanno altre formazioni provenienti dagli spareggi tra la terza e la sesta, la quarta e la quinta, per dar vita alle semifinali con gare di andata e ritorno. È rimasto contuso Vaccaro. E la terza e la quarta in classifica accederanno direttamente alle semifinali contro le prime due, qualora tra la quinta classificata vi sia un distacco superiore ai 9 punti dal quarto posto. Tedone. Lo scatto di Arciello, il contrasto regolare di Viola che riesce a neutralizzare il numero 10 dell'Avellino. Palla sul fondo. Un secondo tempo che non ha regalato emozioni. Intanto richiamo verbale per Lizzano, invitato ad una certa solerzia nel rimettere il pallone in gioco. Strianese. Cozzolino colpisce di testa. Lella. Canale. Anzi, trattasi di Vaccaro, non di Canale. Messa laterale per il Bari. Martinelli con le mani. Ancora la formazione barese, la palla che attraversa tutta l'area di rigore. Formazione pugliese pericolosa. Non è Castellano, ha mancato l'impatto con la sfera. Non si è fatto trovare pronto l'appuntamento con il tapin. Adesso Tascone, Tedone per il Bari. Va giù il numero 18 Castellano, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Tascone rinviene in maniera regolare sull'avversario il numero 8 Crisci. Cozzolino, fallo ai suoi danni, calcio di punizione per l'Avellino. Nettamente calato il rendimento delle squadre nel corso di questa ripresa. Non c'è più quella vigoria che traspariva nel corso della prima frazione di gioco. Siamo al 35esimo del primo tempo, calcio di punizione per l'Avellino. Palla in aria, sfera respinta. È fortunato nel contrasto, anzi doppiamente fortunato nel contrasto Manzari. Avanza Manzari, prova a rientrare, rimontato efficacemente da Todisco. Fallo ai danni del numero 2 dell'Avellino e calcio di punizione per la formazione di casa. Rizzo. Tascone. Ancora Tascone. Todisco. Prova a seminare il numero 2 Tedone. Ancora Arciello. Tiene palla Arciello, avanza ancora Arciello, ci prova. Palla abbondantemente al lato, non ha calibrato al meglio, non ha ponderato al meglio la conclusione di destro il numero 10 dell'Avellino, che esprime il suo rammarico mordendo la maglia che indossa. Rimessa dal fondo per il Bari, quando ci apprestiamo
al 37esimo. Bari sempre in vantaggio per 2-1. Le tre segnature tutte nel corso della prima frazione di gioco. Una ripresa che ha regalato rarissimi sussulti. Lo scatto del numero 18 Castellano, che ha provato a scavalcare Yusufi. Gesto strano di Castellano. Tedone all'indietro per Lizzano. E posizione regolare Vaccaro. Il cross di Vaccaro. Con calma Yusufi. Cioè Castellano ha cercato col tacco di scavalcare Yusufi. Il pallone però non ha assunto la forza sperata. Sgambati. Arciello. Lancio subitaneo per il compagno, ma sono pronti i baresi a respingere il pallone. È in posizione regolare Castellano. Torna indietro Castellano. Todisco capisce le intenzioni dell'avversario e non consente a Manzari di controllare il pallone. Intanto c'è rimessa laterale per l'Avellino. Ci avviciniamo al 40esimo della ripresa. Sta per andare in archivio la stagione regolare di Avellino e Bari. Partecipanti alla 55esima edizione del campionato nazionale Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti. Girone B. Di cui fanno parte anche la Juventus, il Torino, l'Empoli, il Chievo, l'Udinese, l'Atalanta, che senza nulla togliere alle altre società vantano settori giovanili di prim'ordine. Il colpo di testa di Sgambati, quello di Lella, Canale, tiene palla Canale fermato, occhio al movimento di Strianese, il fallo dell'attaccante biancoverde, calcio di punizione per il Bari. Secondo il direttore di gara è stato Strianese a commettere fallo. Anche in questa circostanza il direttore di gara richiama l'attenzione dei massaggiatori. Strianese prova ad esporre le sue ragioni al direttore di gara, il quale invita l'attaccante biancoverde ad allontanarsi. Resta ancora a terra il calciatore barese. Dovrebbe trattarsi di Cosmos, se non andiamo errati. Sì, è di Cosmo. E si tocca la zona lombare. Si rialza il numero 6 della formazione biancorossa, che oltre ad aver siglato la rete del 2-0 ha anche colpito un palo. Dolorante vistosamente di Cosmo. Non c'è però sostituzione. Bari momentaneamente in 10. Ovviamente questa interruzione sarà computata nell'entità, nella concessione del recupero che darà, che fornirà il direttore di gara, che ricordiamolo è il signor Pasciucu, appartenente alla sezione di Albano Laziale. Cozzolino che parte dal retro. Crisci che depalla Tascone. Lancio per Arciello. Ecco Arciello sul tocco di Tedone, un po' goffo. Tedone e Arciello lottano. Arciello riesce a superare il numero 2, non Viola, che energicamente con il destro spazza via l'area di rigore. Rimane in zona d'attacco l'Avellino.
la rimessa di Sgambati, il colpo di testa da parte di Istrianese, debole, nessun problema per Lizzano. Le urla di mister Corrado all'indirizzo dei suoi ragazzi, non vuole che la sua squadra cali nella cosiddetta soglia d'attenzione, vuole portare a casa la vittoria il Bari, un successo che consentirebbe ai pugliesi di chiudere la stagione regolare a 30 punti. Sbaglia di Cosmo, e forse non si è ripreso del tutto dall'infortunio precedente, infatti continua ad essere claudicante, continua a zoppicare nonostante non abbia avuto nessun contrasto con un avversario. Batterà il calcio d'angolo Arciello, palla in aria, c'è Tascone per l'Avellino, Cozzolino, è in posizione regolare Sgambati, ancora Sgambati, pallone filtra, la cicca, incredibilmente Ciotti, la ciabattata di sinistro del numero 20 biancoverde, che ha avuto una buona opportunità per provare a far male, per trovare il gol del 2-2 che avrebbe completato la rimonta biancoverde. Si resta sul 2-1, l'occhiataccia dell'arbitro all'indirizzo di Lizzano, che è stato già richiamato verbalmente. Sta per scoccare il 90esimo. Sempre 2-1 per il Bari. Avellino fanalino di Gota. Si lotta nei pressi della riga laterale. Messa con le mani per l'Avellino. Arciello. Ultima opportunità per la formazione di casa. Arciello. Alle calcagne da Tedone. Ancora Arciello. Ci sarà rimessa dal fondo. Invoca il corner Arciello, di diverso avviso il direttore di gara, che non ha avuto nessuna esitazione nell'indicare appunto la rimessa dal fondo. Rischia l'ammonizione Lizzano, eccolo, puntualmente è arrivata. Ammonito Lizzano. Non abbiamo nemmeno completato la frase, il direttore di gara ha estratto il cartellino. Tocco di mani di Manzari, calcio di punizione per l'Avellino che ci riprova, vuole regalarsi un'ultima opportunità. La semirovesciata di Sgambati, Arciello, nuovo duello con Tedone, e palla che termina ancora sul fondo. Lizzano alla rimessa, non c'è più margine di errore per Lizzano, non può permettersi di perdere tempo, scatterebbe il secondo giallo e la conseguente espulsione. Vaccaro, ancora Vaccaro, non si lascia superare Cozzolino, rimessa laterale per gli Irpini. Lella per il Bari, però messa laterale per i pugliesi, un secondo tempo avaro di emozioni, la squadra di Spina ha provato a creare qualcosina negli istanti finali del match, ma nulla di trascendentale francamente. Molto, ripetiamo, più avvincente il primo tempo. Rimessa con le mani per il Bari, che attende solamente il triplice fischio. Cozzolino, palla preda di Lella che se l'allunga, regalando una nuova opportunità agli Irpini. Manca di Cosmo, che non sta benissimo fisicamente, si vede anche
in questa circostanza c'è però l'uscita di Lizzano. Ecco Lella per il Bari. Canale, può avanzare Canale, ha un po' di campo davanti a sé, viene quasi invitato al tiro, Canale ci rinuncia, la palla è per l'Avellino, Tascone è in posizione regolare, Todisco, ecco Todisco, entra in area di rigore il numero 2, Todisco riesce a concludere, palla ribattuta, si sono chiuse le maglie baresi, fallo di Rizzo ai danni di Canale e Bari che guadagna secondi preziosi. Siamo già nell'extra time, siamo 2 minuti oltre il 90esimo. Calcio di punizione per la squadra ospite, sarà Lizzano a battere, già munito Lizzano, batte la punizione del portiere biancorosso. Cabella, Manzani, ancora Manzani, Vaccaro, lo scambio con Manzani, ultimo tocco è suo, rimessa laterale in favore dell'Avellino, siamo già nella fase di recupero. Avellino e Bari stanno salutando la stagione. Ultima partita nell'impianto sportivo di Prato La Serra. Un piccolo gioiello del comune alle porte di Avellino, che quest'anno ha ospitato le partite casalinghe delle giovanili dell'Avellino. Un ottimo intervento di lifestyling di quest'area alle porte della cittadina in provincia di Avellino. E ringraziamo tutti, Avellino TV ringrazia ovviamente per l'ospitalità nel corso di queste settimane qui a Prato La Serra. L'intervento di Tascone, giudicato regolare, Arciello, palla ancora per Tascone, palla in mezzo, non si arrende l'Avellino, il Bari stringe i denti, incorre la sfera Yusufi, il rilancio del portiere bianco-verde, l'Avellino vuole evitare il KO, il Bari non ci sta. Canale, avanza il numero 8, è libero e riceve Manzari, Manzari entra in aria, Manzari, il palo di Manzari e c'è il gol del Bari che giunge proprio sul gong, la rete del Bari, la rete del 3-1, azione insistita di Manzari, vediamo chi è il marcatore barese che ha consentito ai pugliesi di portarsi sul 3-1. Vaccaro, il gol è di Vaccaro che si è fatto trovare pronto sulla conclusione di Manzari ribattuta dal palo. 3-1 dunque per il Bari, termina il match, ultima partita casalinga dell'Avellino a Prato La Serra, la formazione irpina chiude la stagione regolare con una sconfitta. Avellino battuto in casa dal Bari per 3-1. Da Prato La Serra è tutto, Mimmo Scolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.